Andiamo in una missione in Tanzania a trovare un caro amico, Baba Fulgenzio, dove lui ospita ragazzi con credi molto diversi, ma riesce ad essere veramente una persona speciale, una luce per tutti. Guardate! Tanzaniani hanno nel sangue, nel cuore, l'ospite è sacro, porta benedizione, qualsiasi ospite di qualsiasi religione. Ciao, ciao, andiamo a sederci. Allora, Baba, prego, accomodati qua. Innanzitutto voglio dire che Baba significa papà, no? In Swahili? Sì, papà. E quanti figli c'hai adesso? Sono 147. Mamma mia, 147 figli. E visto che io prima ho detto, è un luogo dove non ci sono differenze, no? Per te è una cosa molto importante, perché quando ci siamo conosciuti tanti anni fa mi hai detto: Licia, io tutte le mattine saluto la giornata dicendo la preghiera musulmana, la preghiera cristiana, perché abbiamo rispetto per tutte le religioni che sono ospitate da me, è Esatto, vero? certo. Di che religioni sono i ragazzi che sono da te? Ma sono cristiani, musulmani, luterani, alcuni animisti, ma Quindi rispetto per tutti, non hai mai tutti. chiesto ospitando e accettando No. un ragazzo? Non si fa mai questa domanda, Non si fa si mai. accolgono e basta, Ma che bella come cosa, è una figli, cosa speciale, come. no? Questa che dovrebbe essere così. Però tu, secondo me, c'hai un patto speciale lassù, può darsi? Ma è lui che fa tutto. E vabbè, tu me l'hai detto e io lo ricordo. Baba Fulgenzio, 18 anni fa, ha avuto diagnosticato un male bruttissimo, no? Insomma, un cancro. Gli avevano dato 3 mesi di vita. E lui, a risposta di questa cosa, ha detto: Ciao cari, io me ne torno al villaggio della gioia. È vero? Certo, Mi è sa che sono vero. passati più di 3 mesi. Sì. Ma si erano sbagliati nella diagnosi oppure Ah, non c'è lo e ci so, sono state tante altre non lo cose? so. Comunque la cosa è andata così. È andata così, fra l'altro sono passati tutti questi anni, tu sei stato operato diverse volte, Sì. ma sei sempre lì e torni sempre dai tuoi Sei figli. così. Allora, raccontami qual è una giornata tipica al villaggio della gioia. Ci si alza alle 5:30. Non si è dormiglioni, quindi. No, in No. Africa si sveglia presto. Sì. Ci si alza alle 5:30, poi si fa una piccola preghiera, ognuno ha il suo Dio. Fai una colazione, il tè, con un panino, e poi alle 7 tutti sotto la bandiera, davanti alla scuola, per cantare l'inno della patria, per cantare l'inno della scuola e per dire due preghiere principali. Un ragazzo musulmano davanti a tutti prega il Dio musulmano e un ragazzo cristiano prega il Dio musulmano. E tutti rispondono. E poi si inizia ad andare a scuola, Sì, e poi ovviamente. rullano i tamburi diciamo, in danza, si entra nelle varie classi e sono 1500 studenti che entrano nelle varie classi, in ordine perfetto. 1500 studenti! Sì. 1500 studenti! E in Tanzania, il villaggio della gioia, ormai è un simbolo di una scuola d'eccellenza, Sì. aperta a tutte le persone, a tutti i ragazzi che ne hanno bisogno. Perché tu Certo. sei assolutamente convinto. Tu hai detto una frase che secondo me è veramente bella. Baba
dimmi, l'ho catturata, dice ai tuoi ragazzi: non sognatevi un altro mondo, la vostra Africa è troppo bella, il nostro invece è un mondo duro, ha il progresso, non la civiltà. Voi avete la civiltà e non avete il progresso, gustatevi la vostra civiltà, siate voi costruttori del vostro futuro. Cioè, guardate che è bellissima, è bellissima. Siate orgogliosi della vostra terra e della vostra appartenenza. Sì. Ma quanto viene capita questa cosa? No, ripetuta è entrata nel cuore dei miei figli e di tutti gli studenti che ci sono. E si sentono, direi dire, orgogliosi di essere veramente messi sul palcoscenico della storia e cantare la loro libertà, la loro gioia. I miei figli hanno avuto un'infanzia terribile, terribile. Che ragazzi sono? Che infanzia? Mi fai un esempio di quello che hanno dovuto vivere? Hanno vissuto con i nonni per la strada, mendicando. Sono stati anche picchiati, rovinati alcuni. E poi fino a che la Tanzania, all'età di 5, 6, 7 anni, me li ha regalati e me li ha dati proprio come figli. Però adesso hanno riscoperto la gioia di essere amati, protetti, e da allora esprime questa gioia, la esprimono nel canto, nella preghiera, nella danza. Allora, avete capito? Avete capito? Cioè, quando lui dice i miei figli, non sono figli perché li ama, ma sono figli perché gli sono stati proprio donati, sì, cioè sono tutti figli che portano il suo nome praticamente, no? Ne ha tantissimi. E poi dice la gioia nel canto e nella preghiera, perché Baba Fulgenzio è convinto anche che attraverso il canto, la musica, ci si riesca ad unire di più. Guardate come sono organizzati, sono bellissimi, guardate. Allora, tutti ballano insieme, tutti cantano. Tu non ti metti a ballare con loro? Qualche volta ci provi? Ci provo, ma sono troppo bravi loro. Faccio brutta figura. Fai brutta figura. Senti, per combattere sempre la paura del diverso, del migrante chiamato clandestino, anche da chi non si sente razzista, ormai chiamiamo tutti, no? Clandestini, migranti, così. Vorrei citare Papa Francesco, che dice: non respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze. Quanto pensi che riesca a passare questo messaggio? È difficile, è molto difficile, però bisogna giungere a quello. Quella è la finalità, è il fine. Bisogna giungere a questo. E ci vuole mettere insieme una formazione e una cultura per raggiungere questo. Far crollare alcuni miti. Quali sono i miti che bisogna fare crollare? Ma il primo è quello di qui. Noi siamo il paese dei ricchi, del Bengodi, della gioia. E non è vero. E non è vero. Loro sono i figli della gioia. Noi qui siamo i figli dove tutti hanno il pane quotidiano, dove si sta bene, tutti hanno il lavoro. Non è vero, ma loro sono convinti di questo. Loro cercano proprio di entrare in questo. Perciò ci vuole una formazione, una cultura, un dialogo sia con i responsabili, sia con i capi villaggio e sia raggiungendo anche nelle scuole questa comunicazione. Ed è questo che tu vuoi fare, per cui hai donato tutta la tua vita. Certo. No? Tentare di insegnare. Certo. Io adesso ho alcuni figli all'università. Il primo è all'università di Dar es Salaam, si chiama Mandela, ed è studia fisica e sta per finire. E dico sempre lì: guai a te se poi vai in Europa. Certo. Guai a te tu se vai in Europa. Devi servire il tuo popolo. Se voi che siete intellettuali scappate qui, poi alla fine che cosa? Rovinate. Se poi tutta la fatica che fai, cosa va a finire? Rovinate il vostro. Voi dovete stare qua. Allora, va.
Baba, io ti ringrazio tantissimo. Voglio ricordare a tutti che troverete anche sulla nostra pagina Facebook le informazioni sul villaggio della gioia di Baba Fulgenzio. E adesso ti saluto, ti ringrazio di essere venuto con noi, facendo un altro omaggio all'Africa.